Benvenuti ragazzi con un nuovissimo video. Quest'oggi, dopo tantissimo tempo, si parte con i Golden Vlog, in cui risponderò a tre domande che potete lasciare nei commenti. Quindi riempite i commenti con le domande per il prossimo vlog. Dopodiché vi mostrerò la mia applicazione preferita della settimana, da non perdere. E infine ci sarà la news pazzesca, e fidatevi che quella di oggi potrebbe preoccuparvi. Quindi vi consiglio di non perdervi nemmeno un minuto di questo vlog, perché ne vedrete delle belle. Fatemi sapere che questo ritorno dei Golden Vlog vi piace, lasciando appunto un mi piace, e raggiungiamo i 7000 mi piace per il prossimo vlog. Ora si parte con le domande. La prima domanda che mi avete fatto in di più sul mio profilo Instagram è: Giampi, quanti telefoni hai? L'ultima volta che ho ricevuto questa domanda ci ho dedicato un video intero. Comunque, se non mi sbaglio, erano tipo 40/50, quindi veramente troppi. Aspettate, ho delle new entry. Ho tipo altri 1, 2, 3, 4, 5 telefoni da aggiungere alla lista. Quindi se prima erano tipo 50, adesso sono 55. Fantastico. Ma ora passiamo alla prossima domanda. Giampi, mi regali un telefono? Certo, Francesco, tieni. Non c'è problema. Ah, ma stavi solo scherzando. Peccato. Non fa niente, Francesco, non ti preoccupare. Sarà per la prossima volta. Christopher mi chiede: telefono preferito? Ok, fra tutti i 55 telefoni devo dire che la scelta è difficile. Esteticamente questo è senza dubbio il mio preferito, il Golden iPhone. Mentre con cui mi trovo meglio è assolutamente questo con cui sto leggendo proprio ora le domande, ovvero il Mi 10 Pro. È veramente spaziale. In tutto questo uso anche iPhone, quindi più che un telefono preferito ho vari telefoni preferiti. Le domande di oggi sono finite. Scrivetene altre qui sotto per il prossimo vlog. Voglio leggerne tantissime, ragazzi. Siate creativi. E ora è arrivato il momento di eleggere l'applicazione della settimana. Bene, voglio introdurre l'app della settimana collegandomi alla situazione che stiamo vivendo in questo periodo. Con l'avvento di questo virus sono cambiate molte cose. In questi tempi in cui tutti siamo stati a casa, si è sentito molto parlare di come guadagnare online, come fare investimenti e soprattutto di trading. Ed è qui che voglio ricollegarmi all'app di oggi. L'app di oggi si chiama XStation. È gratuita e potete scaricarla dal link qui sotto nella descrizione. Si tratta di un'app di trading unica nel suo genere, nel senso che è un'app totalmente trasparente. Cioè, nel senso, non ti dice avrai guadagni, guadagnerai sicuro, diventerai ricco usando questa applicazione facendo trading con noi. No, assolutamente no. Anzi, l'esatto opposto, nel senso che la maggior parte delle persone perdono dei soldi. Ma questo perché? Perché chi si avvicina a questo mondo del trading di solito fa così: scarica l'app, fa un po' di roba a caso, perde i soldi e poi basta. Mentre la verità è che se uno ci si mette e studia tutto quello che c'è dietro, i guadagni, ragazzi, arrivano veramente. Ed infatti, ragazzi, è questo che voglio dire a tutti coloro che vogliono scaricare quest'app e provare a guadagnare. È possibile guadagnare davvero facendo trading, anche tanti soldi, ma bisogna metterci la testa. Oltre il conto demo che sto facendo anch'io in questo momento, dove ho 99.718 euro, perché gli altri li ho persi, quindi uno può provare come vuole, c'è una vera e propria formazione con dei video in italiano per imparare a fare trading partendo da zero. Ed è questa la figata. Il tutto senza nemmeno spendere un euro. Questo è quello che ho provato a fare io. Come vedete, due degli strumenti sono verdi, uno è rosso, sono in perdita, ma questo perché non ho ancora cominciato la formazione a studiare il trading, cosa che penso farò, perché può essere molto interessante. La cosa bella è che l'app è anche molto semplice. Vi faccio vedere, qui ci sono tutti gli strumenti, ragazzi, sono veramente tantissimi. Pensate che ci sono oltre 1500 strumenti diversi su cui fare trading, veramente c'è di tutto: metalli preziosi, metalli industriali, criptovalute, bitcoin. Vabbè, ragazzi, ce ne sono veramente tantissimi. Per fare trading basta cliccarne uno, dopodiché qui sopra potremo vedere il grafico come meglio vogliamo, e in base a ciò che vedremo potremo cliccare su sell o buy e aumentare il volume. Tramite l'app è possibile vedere anche un calendario con gli eventi del mercato. In pratica, con un'app hai tutto. Puoi imparare a fare trading con più di 1500 strumenti e vedere le news per capire come muoversi quando si fa trading. Concludo dicendo che il guadagno facile, ragazzi, non esiste. Se ci si mette
mette la testa, si segue la formazione, si otterranno grandi risultati. Per cui, se volete provare intanto con un conto demo, non vi costa nulla, il link è qui sotto nella descrizione. È arrivato il momento della news della settimana. Eccoci qui davanti al computer per scoprirla. Se avete scaricato FaceApp, ragazzi, preoccupatevi. Ok, no, non è così grave la situazione, però sì, magari può venirvi un piccolo sentore nella testa. Infatti, degli esperti di sicurezza online sconsigliano di utilizzare applicazioni del genere con il riconoscimento facciale. Per quale motivo? Per quanto riguarda iPhone, diciamo che il riconoscimento facciale è diventato il vero e proprio PIN, il metodo di sblocco. È con la nostra faccia che noi sblocchiamo il nostro telefono. Quindi usare delle app che utilizzano il riconoscimento facciale potrebbe essere un problema, perché è come se noi stessimo inviando il nostro PIN a qualcun altro. Però il problema è che quando noi usiamo queste app, anche Face App, il nostro volto viene inviato in un server da qualche parte nel mondo e rimane lì. Quindi se c'è qualche hacker o qualcuno che riesce ad entrare in quei server e a prendere il nostro volto, è come se avesse il nostro PIN. Ed è proprio questo quello che ha detto l'esperto di sicurezza online. Certo, ragazzi, tranquilli, non è che se adesso avete usato qualche app con il riconoscimento facciale dobbiate preoccuparvi. Il rischio è molto basso, però esiste. L'importante è assicurarsi che l'applicazione che stiamo utilizzando sia affidabile e non sia un'app del cavolo tipo Giorgio identifica il tuo volto. Non lo so, qualche cazzata del genere. Che in poche parole sono queste le cose a cui stare attenti: non spargere la propria faccia dappertutto. Tutto qui. E con questo, ragazzi, si conclude il Golden Vlog della settimana. Spero che vi sia piaciuto. Vi invito a distruggere il pulsante dei mi piace e raggiungiamo 7000 like per il prossimo Golden Vlog. Lasciate anche tantissimi commenti con delle domande per il prossimo video. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi vlog. Seguitemi sul mio profilo di TikTok. Mi trovate con il nome di GoldenJump_Real, ma anche sul mio profilo Instagram, dove potete farmi anche lì delle domande. Mi trovate con il nome di GoldenJump e noi ci vediamo alla prossima. Un salutone e... ciao a tutti!